Ciao a tutti ragazzi, sono GonxVidol, benvenuti in questo nuovissimo video. Ci siamo su Fortnite Battle Royale. Novità sulla mappa, ci sono nuove cose in giro per la mappa. Vi metterò ovviamente una mappa con tutte le cose dove trovarle, però adesso non vi dico ancora che cosa sono. Ve lo faccio sapere direttamente in partita. Hanno cambiato molte cose i building, hanno cambiato molte cose in generale. In più, anche la modalità parco giochi l'hanno cambiata tantissimo, l'hanno raggiunta e l'aggiungeranno domani, la sbloccheranno domani. In più c'è una nuova arma che è abbastanza difficile da trovare. Per me poi lo sapete, ci metterò come minimo 2 giorni a trovarla per la prima volta. Eccolo qua ragazzi, il pulmino veramente veramente bello. Devo scendere, forse me ne vado a Fatal Field così sono safe. Vi faccio vedere bene bene la torta ragazzi, perché quello che hanno aggiunto è appunto è una torta. Vi faccio vedere la mappa adesso come mi lancio, in modo da farvi vedere anche dove tutte le potete trovare, in quali tutte le città ci sono. Quindi ragazzi, vista la mappa, andate e mangiatevi tutte le torte che ci sono in giro per la mappa. In più hanno aggiunto un minigioco. C'è ovviamente il gioco del golf, il gioco del basket, la palla da volleyball. Potete giocare a calcio nei campi da calcio che ci sono in giro. In più hanno aggiunto il tiro a piattello. Vi farò vedere poi dove sarà, magari in un altro video se non riesco ad arrivarci oggi. In più vorrei farvi notare una cosa: guardate bene i colori delle balle di fieno. Li hanno cambiati, sono molto più chiari ora. Prima non erano così chiari. Comunque, eccola qua sotto di noi la torta. Penso che scenderò proprio lì. Eccole qua, tutte le tortine, le fette di torta. Che cavolo vuoi tu? No, ti devo uccidere, non mangiarti assolutamente tutte le torte perché ti ammazzo. Una torta deve essere mia, sappilo. No, ha mangiato l'ultima, non ci credo. Ha avuto il tempo di mangiarsi l'ultima. No. Ci sono rimasto male. Ci sono rimasto malissimo. Io volevo un pezzo di torta. E mo? La torta più vicina, devo riguardarmi la mappa. Per forza. Volevo mangiare un pezzo di torta. Se fossi andato lì sarei probabilmente morto a picconate. Bello questo. Ok. No. Così. Non devo ricaricarlo perché c'era l'assalto verde qua dentro. Vero, era un assalto verde? L'ho visto. Eppure l'avevo vista qualcosa di verde io qui. Boh, ragazzi, oggi sto svalvolando. Allora, entriamo nella stalla, poi vado verso la casa. Sicuramente c'era qualcun altro, non ero da solo. Vediamo qui. Termico, no, mi tengo ovviamente il bolt action. Pompa, bellissimo, grazie. Devo trovare il P90. Devo assolutamente trovare il P90. Voglio provarlo. Qua non c'è la cesta, vero? Non ci sono neanche le munizioni. Comunque, ragazzi, molto, molto, molto importante i building. Hanno cambiato la vita dei building. E diciamo che non si può giocare senza una minigun o comunque qualcosa del genere. Gli esplosivi sono fortissimi in questo gioco ormai. Le minigun, neanche a dirlo. Tutte le armi, tipo minigun, mitragliette che sparano molto veloci, Tommy gun, LMG o una roba del genere, veramente non buttatele, tenetevi uno spazio per quelle perché è un qualcosa di assurdo, ha un potenziale assurdo ormai questo genere di armi in questo gioco. Veramente non avete idea. Allora, ragazzi, come dicevo, il legno, costruendosi, magari un muro di legno, si costruisce che parte a 80 di vita. E la cosa, diciamo che è veramente bassa. Prima era 100, adesso 80. Qualsiasi colpo di pompa te lo butta giù. Prima ci volevano 2 colpi del fucile a pompa per buttarti giù il coso di legno, il muro di legno. Adesso ce ne basta uno. E questo vuol dire anche un'altra cosa. Perché? Se prima aveva 100 di vita e dovevi sparare 4 colpi di assalto in costruzione, adesso ne devi sparare a malapena 3. Anzi, forse prima ne servivano 5 perché nel frattempo che tu ne sparavi un altro, il legno continuando a costruirsi ovviamente aumentava di vita. E quella è una cosa molto 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 brutta. Perché basta una qualsiasi minigun, una qualsiasi mitraglietta a distruggerti praticamente tutto il castello che ti crei. Hanno aumentato però la vita del muro in ferro, la vita massima del muro in ferro, quindi una volta già completamente costruito, l'hanno aumentata a 500 da 400.
Questo me lo prendo. Ho fatto bene a non ricaricare l'altro. Però non ci sono chest in questa casa. Fantastico. Avrei bisogno di trovare magari il T90. Non sarebbe male trovarlo, ma non lo troverò ovviamente. Non so sinceramente se si possa trovare solo nelle chest oppure anche in terra. Ho fatto una partita prima, l'ho trovato. Stavo fightando con qualcun altro. Era lì a terra, bello, bellissimo davanti a me. Non sono riuscito ad usarlo perché mi ha ucciso. Bene, quindi la sapete, la mia fortuna con le nuove armi non è cambiata. Anzi, è peggiorata forse, perché adesso le cose le trovo dopo pochi game. Però ci muoio mentre cerco di prenderle, quindi fantastico, vero? Molti proiettili per la minigun, mi servono molti materiali, anche se ormai il materiale un po' ha perso di valore. Le build fight di prima non esisteranno più, praticamente non esisteranno veramente più, perché ci vuole un soffio a buttarlo giù. Proprio un soffio. Qua le farfalle nuotano, sì, le farfalle nuotano adesso. Le farfalle volano sempre nello stesso posto. Le uniche cose che sono cambiate a livello di mappa sono il minigioco che vi ho detto, il tiro al piattello, e ci andremo forse in un'altra partita perché è qua. Devo farmi una grandissima traversata e senza... doppie pistole. E senza, diciamo, molti launchpad o trovare tutti i rift, ci vuole veramente un botto. Quello che ho visto qua dentro invece mi piace, uno scar. Fantastico, come inizio non è niente niente male, anzi come loadout sono messo veramente veramente bene. Diciamo che minigun, scar, mi manca solo il pompa blu e ci siamo. Oh vabbè, posso trovare anche il pompa epico, non mi lamento ovviamente. Più che altro dovrei trovare tutti i rift e mi sono dimenticato, io che vi ho dato la mappa dei rift ragazzi, mi sono dimenticato dove tutto sono, ve lo giuro. Vediamo se qua è passato qualcuno. Ovviamente non è passato nessuno e non c'era nemmeno nulla da lootare. Ho già 459 di legno, neanche me ne ero accorto. Comunque adesso ragazzi, in costruzione, proprio appena lo piazzi, il muro di legno e il muro di mattoni hanno lo stesso valore. Potete piazzarlo anche... cioè alla fine il legno è inutile. Semplicemente il fatto che è più veloce da lootare, da prendere, è il valore aggiunto. Però in costruzione, una volta che avete molti mattoni e molto legno, costruite di mattoni. Perché comunque hanno la stessa vita. Ci mettono più o meno lo stesso tanto a costruirsi. Cioè, quel secondino in più forse. Ho sentito un cart da qualche parte. Però comunque, a fine costruzione, il mattone ha ovviamente più vita. E parte con la stessa vita del legno. Intanto ho trovato il mio pompa, fantastico. Cos'altro dovrei andare a fare? O mi tento la traversata gigante, ma non penso di riuscirci. Lo sento, io continuo a sentirlo un cart. Da qualche parte qui c'è. Hanno schiarito anche questi alberi. Prima erano molto più arancioni. C'è qualcosa che sta cambiando a livello di mappa. A livello di colori più che altro. Non avrei dovuto costruirlo assolutamente. La prossima mappa appunto non comprende il tiro al piattello, ma ci andremo dopo in un'altra partita, magari la pubblicherò direttamente domani. Allora ragazzi, andiamo a caccia di player perché al momento ne ho ucciso solo uno e siamo in 15. Vediamo un po'. Un attimo che controllo le altre torte dove sono, così magari riesco a farvele vedere una. Greasy Grove. Shifty Shaft no. Sarei potuto morire molto velocemente. Forse ho il tempo. Non credo voglia provare a buttarmi giù adesso. Ah,
Invece mi ha anche ucciso. Non so perché. Non gli ho fatto danno. Ha 24 di vita, però io continuavo a togliergli scudo. Fantastico, il bug dello scudo è rimasto. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche ai social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video, grazie e arrivederci. Alla prossima!